Love is in the air, everywhere I look around. Comandante Sapignoli, allora il cuore batte sempre di più per i bambini dell'ospedale di Fonte. Sì, sì, siamo di nuovo qua un anno dopo a fare la stessa iniziativa dell'anno scorso, sempre Love is in the air, quest'anno l'abbiamo chiamata due perché appunto è il secondo anno. E niente, sì, rifacciamo lo stesso evento dell'anno scorso che ha avuto un grande successo, quest'anno speriamo anche di superare quello che abbiamo fatto il precedente anno. E sì, domenica 23 settembre siamo qua di nuovo a portare in volo tutti coloro che volessero provare un volo, e questa volta abbiamo spinto un pochino di più, un volo acrobatico, quindi uno può venire per farsi un volo turistico normale, panoramico, però questa volta diamo la possibilità a chi volesse anche di provare a fare acrobazie basiche che possono sopportare tutti, però provare un pochino più di adrenalina questa volta. Si può chiamare aeroporto di Fano, costa 80 euro che come l'anno scorso sono sempre costi, noi chiamiamo donazioni perché realmente i costi sarebbero molto alti, ma noi anche come associazione tendiamo a divulgare la passione del volo e del volo acrobatico, quindi riusciamo a unire le due cose, divulghiamo la passione e facciamo del bene ai nostri amici di Fano. E dicevo, sì, 80 euro è la donazione minima, il volo dura circa 10-15 minuti, si può chiamare direttamente in segreteria da qui all'aeroporto di Fano, chiede il signor Vincenzo che dà tutte le informazioni. Non sarei da solo, sarei supportato da tanti amici e colleghi, tra cui un comandante anche dell'Alitalia che ha la... Alessandro Valmori, l'ultimo ingresso nella 27 Robati, sto entrando in punta di piedi, quindi per me è il primo anno, la prima esperienza, però insomma condivido in pieno l'iniziativa e metto a disposizione il mio mezzo, un RV4, e niente, ci proviamo, vediamo quello che si riesce a fare. Insomma, un nutrito gruppo di piloti appassionati a fin di bene. Sì, e poi ecco, quello che ci tengo a dire è che, ripeto, si scherza, si ride, però tutto il gruppo della 27 siamo tutti piloti professionisti e facciamo sempre questo ormai con massima serietà, disciplina, e quindi ecco, nella totale sicurezza, questo è importante sempre sottolinearlo.